Allora, in primo luogo, ho sentito l'intervista di Marziali e vorrei ribadire il mio massimo rispetto di tutti i ruoli istituzionali, anche quello di consigliere comunale. Io non mi sarei permessa di sminuire assolutamente questo tipo di intervento e rinvio alla registrazione della seduta che sarà pubblicata sul sito per smentire questo. E detto questo, quello che è venuto fuori, che ho potuto, diciamo, dare come contributo al consigliere Marziale, a tutto il consiglio che ha segnalato questo disservizio, questa mancanza di esistenza dell'ambulatorio, senza appunto una comunicazione alla cittadinanza specifica, ecco, allora non era per sminuire il problema, ma ho riferito che l'attuale spostamento è legato esclusivamente all'inizio del cantiere della Casa della Salute, che purtroppo può comportare, essendo un grande intervento anche sul piano intero, alcuni disagi. Ecco, e quindi è per questo che si è fatto mente locale che comunque per recarsi a Montevarchi c'è l'autobus che comunque andando al liceo scientifico sicuramente è possibile anche fare la fermata al distretto. Non per dire che era giusto o sbagliato, ma che probabilmente a livello tecnico questo non è stato visto come un problema del livello, insomma, che ha voluto sottolineare Marziali in consiglio. Però quello che invece voglio precisare è che, come abbiamo preso l'impegno in consiglio comunale, a breve, come richiesto, sarà fatta un'assemblea pubblica di informazione sulla situazione dell'obbligo vaccinale nelle scuole e in questo senso sia io che il sindaco abbiamo immediatamente dopo il consiglio comunale preso contatti col nuovo direttore zonale, a questo punto la dottoressa Patrizia Castellucci, per fare il punto insieme a lei della situazione che abbiamo al distretto socio-sanitario a San Giovanni su quella che è diciamo, la prossima imminente attivazione del servizio della Casa della Salute. In questo quadro faremo sentire le nostre ragioni non solo alla dottoressa Castellucci, ma su questo episodio anche sul dottor Desideri, che deve sovrintendere non solo sul personale, ma anche su queste comunicazioni verso gli enti territoriali. Questo vorrei concludere dicendo che condivido la preoccupazione del consigliere Vediamo Marziali, in tutte le che non è maniere così che che si può ci. relazionarsi tra azienda ASL e comuni nel rispetto dei ruoli. La comunicazione deve esistere, deve essere preventiva e mi appello a tutti i colleghi dei comuni perché si vada con più decisione verso la società della salute, che sola ci può dare in mano lo strumento per decidere davvero per i nostri cittadini.